preparare una ricetta post-Pasqua per riciclare il cioccolato che magari è rimasto. Prepariamo praticamente dei cupcake al cioccolato con un frosting più fresco allo yogurt. È un dolcetto carino anche da vedere e da preparare non solo se avete cioccolato avanzata, ma se siete curiosi. Iniziamo a prepararla. Come prima cosa andiamo a sciogliere la cioccolata insieme al burro, in modo tale che diamo il tempo di raffreddarla. Quindi in una ciotola aggiungo il cioccolato che ho già spezzettato e del cioccolato al latte e aggiungo anche il burro. Metto il burro nella ciotola e a questo punto ci spostiamo sul fuoco per poterlo sciogliere a bagnomaria oppure nel microonde se lo avete. Adesso che il cioccolato è ben fuso, lasciamo raffreddare e procediamo con la preparazione dei cupcake. Quindi prendiamo la farina e il cacao amaro in polvere, li uniamo e seguiamo le polveri. In questo modo, quando andremo ad incorporare le polveri nel resto dell'impasto, sarà molto più semplice e il risultato sarà più soffice. Siamo pronti per unire zucchero e uova. Iniziamo a montare zucchero e uova insieme. Per la preparazione di questi cupcake ho utilizzato veramente poco zucchero perché comunque la cioccolata al latte è già ben dolce. In alternativa potete utilizzare anche il cioccolato bianco. Se utilizzate invece il cioccolato fondente aggiungete un 20 g di zucchero circa, 20-25 al massimo. Adesso che il nostro composto è ben montato aggiungiamo il cioccolato fuso che ha raffreddato. Continuiamo a montare e a questo punto uniamo anche il latte. Siamo pronti per unire le polveri. Unisco il cacao e la farina poco alla volta in 2-3 riprese al massimo. Lavoriamo bene per non formare nubi. Abbiamo raggiunto una perfetta consistenza, a questo punto siamo pronti per trasferirli nei pirottini. Prendiamo uno stampo per muffin e andiamo a riempirlo con dei pirottini. Se non li avete a disposizione potete anche imburrare ed infarinare ogni singolo stampo. Distribuiamo a questo punto l'impasto nei pirottini. A questo punto siamo pronti per infornare. Forno ben caldo. Modalità ventilata. Mentre i nostri cupcake cuociono, prepariamo il nostro frosting. In una ciotola ho messo della panna fresca e preparato dello yogurt greco. Vado a montare la panna e dopodiché uniamo. Otteniamo una panna ben montata e a questo punto vado ad aggiungere lo yogurt greco. Mescolo delicatamente in modo da incorporare i due ingredienti. A questo punto trasferiamo in una sacca apposta e lasciamo riposare fino all'utilizzo.
abbiamo sfornato i nostri cupcake e ora non resta che completarli. Riprendiamo la sac à poche e iniziamo a decorare. Adesso non resta che completare, vi propongo due varianti, una più colorata adatta per i bambini e una invece un po' più sfiziosa adatta per i più adulti. Aggiungo in metà dei cupcake dei confettini colorati. Completo la restante parte mettendo invece della granella di nocciole. Aggiungo nella versione alla nocciola una spolverata di cacao amaro.